Rocco Siffredi? Sì. Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono Alberto Maggi di affariitaliani.it, un giornalista. Disturbo? Mi sente? Mi dica buongiorno. Non la sento bene. Pronto? Sì, mi dica di cosa ha bisogno. No, volevo solo farle una domanda particolare, diversa. Volevo solo chiederle se ha deciso per chi votare domenica prossima. Stiamo intervistando i VIP per chiedere cosa voteranno. Molto semplice, non ho mai votato in vita mia, non mi visto adesso. Ah, non ha fiducia nemmeno in Grillo, che è un po' l'uomo della protesta, dell'antisistema. Ma sì, probabilmente forse meglio di tutti, però non ho mai votato finora e sono a Budapest e tra virgolette votare da italiano residente all'estero mi marca un po' male, poi non lo so perché, ma preferisco, non ho mai votato, lo so che non è una gran cosa, però purtroppo. Va bene, le faccio un'ultima domanda, se così cortese. Chi è la politica, secondo lei, più sexy? La donna politica più sexy? Non so, tra le ministre, la Boschi, che è molto carina, ministra delle riforme. No, no, adesso è molto da De Girolamo. La De Girolamo? Lei, secondo lei, è la più sexy di tutte, quella di NCD, la moglie di Boccia? L'ammazza tutte Le ammazza tutte quante. E se dovesse fare, mi scusi la domanda, ma se dovesse fare un film, con chi lo farebbe volentieri, delle persone politiche? con lei, Con lei. senz'altro con lei. Senz'altro con lei. E invece un uomo, se secondo lei è quello che ha maggiore sex appeal tra i politici maschi, che secondo... Grillo, senza dubbio. Dopo Berlusconi, Grillo. E chi vedrebbe bene in un film, protagonista di un film, come dire, insomma, a luci rosse, Mai ho sempre sognato di ritrovarmi di fronte al presidente, però Grillo è sempre incazzato, quindi secondo me se trova il momento di rilassarsi, uno alla vecchia maniera, secondo me uno che potrebbe dire la sua. potrebbe dire la sua, Grillo. Sì, Grillo, sì. Potrebbe dire la sua. Ovviamente quando dice il presidente intende Berlusconi. Sì. Ultima cosa, da 0 a 10, sex appeal di Renzi. 3? 3. No, ha anche sex appeal, ma non lo vedo, cioè non credo che sia il sogno erotico delle donne, quelle che hanno voglia di farsi scopare per davvero. Credo che sia più. No, non lo vedo per niente. Lui il sex appeal lo vedo molto, 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 molto labile. Molto labile, Renzi. Quindi 3 gli diamo. Anche se ha quattro, non lo vedo un gran chiamatore. Non lo vede un gran amatore, Chiamatore. ok. Va bene, e ultima cosa, davvero, Salvini e la Meloni come le vede? Salvini della Lega e la Meloni di Fratelli d'Italia. Sicuramente preferisco la Meloni, perché sono piuttosto tradizionale come gusti, però a tutti la De Girolamo non ha proprio, cioè, non c'è proprio storia. Non c'è proprio storia. Perfetto, quindi sarà contento Alfano, che è del suo partito. La ringrazio, buona giornata e grazie mille. Salve, salve. Grazie.